Ciao, sono Fabrizio da Prato, Master Applicatore Viero. Oggi vi presento un nuovo effetto chiamato rete. Venne realizzato con Ebrezza come primo prodotto e un secondo prodotto per la finitura e l'applicazione del colore. Questo effetto decorativo nasce pensando alle trame di una tenda oppure a effetti di panneggi o della natura vegetale, quindi foglie, canneti, cose molto naturali. Ve lo mostrerò nei due effetti possibili. Allora, questi sono i tools, gli strumenti che andremo a utilizzare per questo effetto rete, e sono due tipi di spatole che possono essere utilizzate in maniera alternata. Questa in particolare è dentata, che ci può aiutare a dare un'uniformità di prodotto sulla superficie. La parte liscia per lisciare e conguagliare il prodotto. Una cazzuola e una spatola. E poi questi particolari oggetti, in pratica è una rete mesh, un rullo premiunta, un paio di pennelli per applicare le finiture e una spugna. Allora, questo è il nostro prodotto Ebrezza che andiamo a mescolare per ottenere una pasta omogenea. Come vedete, è un prodotto a base acrilica, ma è fibrato. Ci sono tutte queste fibre all'interno che ci permettono di poter raggiungere gli effetti che poi vedremo. Raggiunta questo tipo di omogeneizzazione, possiamo iniziare a applicare il prodotto. Abbiamo preparato la nostra superficie con multiquarzo asciutta. Dopo 4-6 ore possiamo iniziare ad applicare la prima mano di Ebrezza. Ecco, abbiamo finito di applicare Ebrezza in una prima mano a rasare sulla nostra superficie. Rimane di aspettare 8 ore perché possa asciugare perfettamente e passare alla seconda mano. Allora, trascorse le 8 ore per l'essiccazione della prima mano, possiamo iniziare a stendere la seconda mano. Per la seconda mano utilizzeremo la parte dentata della spatola, che ci aiuterà ad avere uno spessore uniforme su tutta la superficie, e vi mostro come. Quindi abbiamo appena steso la seconda mano del prodotto in quantità anche abbastanza abbondante, siamo intorno a 2-3 mm di prodotto.
A questo punto ripartiamo dopo circa 1 metro, 2 metri di superficie, ripartiamo con la spatola dentata per uniformare lo spessore. Controlliamo che la superficie sia abbastanza omogenea e con la parte liscia della spatola si vanno a togliere tutti i segni lasciati dalla parte dentata in maniera da avere una superficie liscia. Quest'operazione bisogna farla con la spatola inclinata a 45 gradi, ma con un movimento molto delicato senza fare grosse pressioni, in maniera da non portare via tanto prodotto. L'obiettivo è quello di rendere la superficie liscia e fargli mantenere lo spessore che sarà di circa 2 centimetri, 2 centimetri e mezzo. Controlliamo che siano sparite tutti i segni lasciati dalla spatola dentata e passiamo alla fase successiva che riguarda l'impressione della rete. Allora, una volta che abbiamo finito di lisciare la nostra porzione di parete, si passa a utilizzare la nostra rete mesh. E l'andremo a immergere in un secchio di acqua pulita e questo ci permette di non far aderire troppo la rete al nostro ebbrezza e quindi di mantenere l'effetto desiderato. Lasciamo scolar via la quantità in eccesso di acqua, quindi facciamo scolare bene. Distendiamo la rete, aprendola e iniziando con un pochino di attenzione la disposizione sulla parete. A questo punto dobbiamo predisporre la rete in maniera da poter avere dei movimenti, delle onde da poter schiacciare sull'ebbrezza. Potrete preparare la vostra parete con dei chiodini disposti nella parte alta della parete in maniera da poter appendere la rete e fare in maniera che tutto possa scendere giù, cadere giù in una maniera abbastanza spontanea. Bisogna andare per porzioni e fatta una prima disposizione della rete con il rullo premigiunta delicatamente dall'alto verso il basso e dal basso verso l'alto senza premere troppo, andiamo a schiacciare le pieghe della rete sull'ebbrezza. In un primo passaggio facciamo aderire leggermente la rete all'ebbrezza. E poi andremo a riprendere questo movimento con dei movimenti omogenei, pressione costante, in maniera da far aderire appieno la rete sul fondo.
giunti alla conclusione di aver pressato la rete nell'ebbrezza, andiamo a toglierla delicatamente da un lato. Cercando di non toccare con le mani la superficie lavorata, perché andremo a perdere la texture impressa dalla rete. A questo punto è necessario sciacquare per bene la rete. Per togliere tutti i residui di ebbrezza che sono rimasti impigliati nella rete. Una volta sgocciolata la rete, ripetiamo quello che avete visto precedentemente. Ripartiamo come prima avete visto, dall'alto verso il basso, con movimenti costanti e una pressione non troppo forte, in maniera da non creare avvallamenti sulla superficie. Allora, passate le 12 ore di essiccazione, dobbiamo andare a carteggiare leggermente la superficie per togliere le asperità che si sono create al momento del distacco della rete. Una volta fatta la carteggiatura della superficie, tolte le asperità prodotte dalla rete, andiamo a utilizzare il Viero Vel in base trasparente. E lo andremo a diluire in parti uno a uno con acqua. Allora, passiamo alla diluizione uno a uno con acqua. Essendo un prodotto acril siloxanico, la presa d'acqua va fatta lentamente, quindi dovete aggiungere l'acqua per poche in dosi, in piccole dosi per volta. Va mescolato fino a che il prodotto non è completamente uniforme. Raggiunta questa densità, siamo pronti per poterlo applicare a pennello sulla superficie. Preparata la diluizione con Viero Vel, passiamo all'applicazione a pennello sulla superficie. Questa applicazione questa applicazione serve a creare uniformità di assorbimento
a tutta la superficie per quando andremo ad applicare il colore. Finita l'applicazione di Via Rovell trasparente, dobbiamo attendere 8 ore, 6-8 ore, per poter passare alla fase definitiva che riguarda l'applicazione di Via Rovell in tinta. Quindi il colore sarà una vostra possibilità di personalizzare l'effetto decorativo che vedete alle mie spalle in base alla cartella colore. Questo è il colore scelto e lo andremo a diluire con dell'acqua in una proporzione di una parte di Via Rovell e due parti d'acqua. Dopo una volta ben amalgamata l'acqua al Via Rovell, possiamo passare all'applicazione con un pennello e una spugna. Iniziamo ad applicare il Via Rovell in tinta. A questo punto, dopo aver applicato il Via Rovell, utilizziamo una spugna inumidita per poter ripulire e dare l'effetto finale alla nostra velatura. Raggiunto questo livello di lavorazione, se vogliamo creare un contrasto maggiore tra parti chiare e parti scure, possiamo, utilizzando una spugna sempre inumidita, creare delle zone maggiormente pulite, in maniera da avere un contrasto maggiore. Controlliamo sempre che il nostro lavoro abbia raggiunto l'effetto gradito. E lasciamo asciugare per 24 ore e il lavoro sarà terminato.